è morto un amico di Michael che si chiama Franklin. E ragazzi, che schifo, ma quello è Franklin morto! Conviene che ci torniamo stasera quando forse non ci sarà più nessuno. E sta dicendo che potrebbe essere stato il Coco. Come il Coco? Stiamo per scoprire perché Franklin è morto e cosa o chi lo ha ucciso. So sempre che stia tentando di fare a botte con il vuoto. Oddio, 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 che spavento. Oddio, ma che? Che cazzo? Oddio, è sparito. Ragazzi, sembra impossessato, guardatelo. Perché sta così? Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omegozzo e benvenuti in questo nuovo stupendo video. Perché sì, avete visto sicuramente, avete letto il titolo, che c'è il nostro Ronaldo Junior. Allora, che cos'è questo nuovo video? Che cosa rappresenteranno queste nuove serie di video? Allora, vi dico una cosa, noi finora abbiamo visto, quindi ascoltate bene questo discorso ragazzi, non skippate direttamente al video, sennò non capite. Noi finora abbiamo visto la vita reale, quindi fate finta che il ramo di un albero sia la vita reale. Ecco, la vita reale a un certo punto ragazzi si sdoppia, cioè da un ramo ne escono due. E da quest'altro ramo, ragazzi, esce la GTA 5 Misteri e Segreti, queste cose qua che vedremo con Ronaldo Junior, mentre poi dall'altra c'è, dall'altra parte del ramo c'è la vita reale da bambino e da calciatore. Quindi, diciamo, questa fa sempre parte della vita reale, ma ragazzi andremo a vedere una cosa molto molto interessante che a voi piace molto. Vedremo tutti i misteri irrisolti, cose strane che avvengono a Los Santos, segreti che solo Ronaldo Junior, ragazzi, andrà a scoprire. Quindi sarà una, diciamo, miniserie bellissima, io già lo so perché a me queste cose piacciono e piacciono molto anche a voi perché vi conosco. Quindi mi raccomando, un bel pollicione in su per partire a bomba e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E velocemente, prima di passare al video, voglio salutare Podella Official che mi scrive: sei grandioso Omega, mi saluti nel tuo prossimo video. E come no, beh sì, ciao Podella, sto per dire Padella, sei un grande e ti saluto. E saluto anche Pachigno1919 che mi scrive: sei il top bro, grazie zii, bella anche per te. Scusate, l'abitudine. Quindi sapete già ragazzi che io ve lo chiedo sempre, se avete 5 minuti trovate il mio Instagram qui e in descrizione. Mi raccomando, passateci 5 minuti raga, che è una cosa particolare a cui ci tengo. Quindi mi raccomando, se avete del tempo, poi vi saluto anche nei prossimi video. Quindi venite a seguirmi su Instagram, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Vedete, ovviamente ragazzi, siamo sempre noi, cioè siamo sempre Ronaldo Junior, c'è il nostro padre Ronaldo qui. Sempre come vi ho detto all'inizio, un ramo della vita reale separato che fa comunque parte della vita reale stessa. Infatti ci sono anche le macchine, c'è papà, ci sono io, i sensi, di fame, di sete, di stamina, c'è tutto come sempre. Allora, io vi dico che in questo video stiamo aspettando Albert, perché ragazzi è successo un fatto strano, è uscito anche nel giornale Los Santos. Quindi ragazzi, in breve, io sto aspettando Albert perché abbiamo sentito di questo omicidio che c'è stato in una casa di un amico di Michael e volevamo andare a vedere. Sapete che noi andiamo sempre a vedere ragazzi, io, Albert, cioè Ronaldo Junior con i suoi amici va sempre a indagare, a vedere queste cose qui, e andremo a indagare a vedere cosa è successo, cioè a indagare, andremo a dare un'occhiata perché ragazzi, se abbiamo capito bene, è morto un amico di Michael che si chiama Franklin. E voi qui direte: oh mio Dio, che sta succedendo? E vi capisco, e vi capisco, perché ragazzi non lo so manco io. Cioè, questa volta ragazzi è una cosa che non so. Cioè, perché Franklin è morto? E questo è il problema. Quindi ora andremo a indagare. Allora, voi sapete che Albert è il nostro migliore amico, abbiamo fatto qualsiasi cosa insieme a lui. Quindi quale persona meglio di lui per andare ragazzi a indagare e vedere che cosa sta succedendo? Poi magari, se nei commenti me lo chiedete, vediamo anche di fare qualche video insieme a me. Quindi ragazzi, inseriamo anche me dentro questi misteri, queste cose che succederanno allo Santos. Ho detto, è una miniserie epica dove ci saranno delle cose abbastanza fighe, nuove da vedere. Ok, papà è lì a parlare, noi sgattaioliamo veloce veloce. Cosa non va?
Franklin è stato ucciso da qualcuno e non sappiamo non sappiamo cosa sia successo, perché ho detto ragazzi questo è il primo episodio, diciamo, di questa miniserie. Fatemi sapere se nei commenti, insomma, vi piace questa cosa qui, dove Ronaldo Junior, i suoi amici, poi vediamo anche, mettiamo anche altre persone, vanno alla caccia di misteri, cose segrete che sono successe allo Santos. Quindi ragazzi, cose mai viste, ve lo dico subito, non sono cose già viste in passato. Per cui ditemi anche nei commenti se vi piace questa piccola miniserie che facciamo con Ronaldo Junior, e fatemi sapere tutte le cose che vorreste vedere, ragazzi, tanto un po' per variare dalla vita reale, quella classica. Ecco, come immaginavo, ragazzi, c'è un bel po' di casino. Sembra che la strada sia stata chiusa, c'è un'ambulanza anche della polizia. Bene, quindi non abbiamo altra scelta che nascondere la macchina, la nostra bellissima auto qui dietro, e cercare di spiarli in qualche modo. Albert, ci sei? Esci, andiamo. Io vi ho detto, ditemi nei commenti se vi piace questa cosa, perché sinceramente a me questo piace veramente tantissimo, andare a caccia di queste cose, di misteri, segreti, di fantasmi, queste storie strane che stanno succedendo, perché questa è solo la prima di tante. Quindi ora cerchiamo di capire un po' cosa sta succedendo. Albert, vieni. Ok ragazzi, come prevedibile la strada è stata praticamente chiusa. Qui è casa di Franklin, già la conoscete tutti praticamente, quella nuova, c'è un'ambulanza, ci sono due auto di polizia. Allora, una cosa è sicura, da qua non possiamo passare. Questi poliziotti non stanno nemmeno parlando, non riusciamo nemmeno a sentire cosa sia successo. Quindi ragazzi, ci conviene fare il giro, che poi non capisco perché due bambini devono andarsi a ficcare in sto casino e andare a sentire quello che è successo al povero Franklin. Junior, questa è evasione di proprietà, non evasione, cioè è violazione di proprietà privata, non dovresti farlo. Albert, ci sei? Ho dato una mano ad Albert a salire sul tetto, non so come ce l'abbiamo fatta, sinceramente siamo saliti. Ok, allora vediamo un po', facciamoci se c'è qualcuno qui. Piano, Ronaldo Junior, ancora cadi. Ragazzi, oh, vedo qualcuno, oddio. Oddio ragazzi, che schifo, ma quello è Franklin, morto. Non ci credo. Albert, hai visto? Guarda giù. Ragazzi, l'abbiamo trovato. È Franklin, cioè ragazzi, sembra che, non so, non sembra, sembra non avere né pugnalate né fuori di proiettili, cioè sembra che non è stato né pugnalato né sparato. Ma guardate, è qualcosa che non va. Cioè, allora, vedete, ci sono due persone che stanno facendo, una sta facendo le foto e una poliziotta sta tentando di capire cosa è successo, mentre un altro poliziotto si sta lamentando. La cosa è strana, ragazzi, perché comunque non riusciamo a capire bene. Cioè, io da qua non sto giù, dovremmo andare a vedere giù, ma è un'area riservata questa, ragazzi, di regola. Infatti speriamo che non ci sgami la polizia. Ok, ragazzi, questa cosa sembra veramente misteriosa. Conviene che ci torniamo stasera, quando forse non ci sarà più nessuno. Momento, stiamo parlando con Albert, che Albert praticamente si intende molto di leggende, miti e queste cose qua. Infatti ragazzi, in questa serie parleremo di misteri, miti, segreti, ve l'ho già detto. E sta dicendo che potrebbe essere stato il Coco. Come il Coco? Che cacchio è il Coco, regà? Sembra tipo la marca di un nuovo Kinder Pinguino. Ragazzi, Albert dice che c'è poco da scherzare, perché questo Coco dice che è un mito, che è una persona demoniaca, diciamo così, tra parentesi, che uccide la gente nel sonno per attirare i bambini. No dai raga, è uno scherzo secondo voi? Sì Albert, e quindi noi siamo venuti qui apposta perché abbiamo sentito parlare di sta cosa e mo dovremmo essere attirati noi. Dai Albert, farmi il favore, dai Albert, sì, no, allora Albert, va bene sto Coco qua, come si chiama la marca nuova dei Kinder Pinguì, però non ci credo a ste cose, è stato ucciso da qualcuno, poi indaghiamo, perché noi siamo dei pischelletti dark, ragazzi, ci piace fare le cose. Albert, lo sai che non ci credo a sti miti e misteri e ste cose qua, però a indagare sì. Quindi ora scendiamo e poi torniamo stasera. Abbiamo scoperto che Franklin è morto, non si sa chi l'abbia ucciso. Albert dice che ci sia questa leggenda chiamata il Coco. Ragazzi, io non ci credo per niente. Andranno a mangiare sicuramente. Dai Albert, sali in macchina. E siamo tornati, sono ormai le 10, dai, le 21:58, sono le 10 meno 2 minuti. E ovviamente abbiamo paura, siamo cagati non addosso ragazzi, molto 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 di più. Quindi lasceremo di nuovo la macchina qui per non destare sospetti, anche se sinceramente non mi va molto di usare la Lamborghini in questi casi, perché non si sa come potremmo finire. Comunque andiamo e vediamo un po' cosa riusciamo a scoprire. Albert, ci sei? Ok, allora ragazzi, la cosa più strana che ci fa già cagare addosso è: se Franklin è morto, perché le luci dentro la sua casa sono accese? È questo problema che ci tira un po' indietro. La polizia è andata via, quindi da qua possiamo scavalcare. Lì sotto dove abbiamo trovato il corpo di Franklin, ora vedremo perché è stato ucciso, cosa sta succedendo.
Oddio ragazzi, guardate, le luci della casa di Franklin sono accese! Perché? Se lui è morto e non c'è nessuno dentro, perché sono accese? Albert, perché rimani lì? Guardate ragazzi, Albert come si caga addosso. Stiamo per scoprire perché Franklin è morto e cosa o chi lo ha ucciso. E allora, qualcosa non quadra ragazzi, siamo arrivati nel punto critico. C'è un sacco di nebbia anche sulla piscina, guardate, cioè guardate quanta nebbia che spara dalla luce. Le luci della casa sono accese. Dentro c'è sangue per terra e stranamente Franklin, ragazzi, guardate. Abbiamo visto che oggi quando siamo venuti sopra, che l'abbiamo visto dal tetto, non c'era nessuno. Invece guardate adesso, è pieno di sangue. What the fuck? Ma che diavolo sta succedendo? Ho fatto cagare addosso con quella storia del coco, porca miseria. Ragazzi, inventiamo una nuova marca di Kinder Pinguì. Ok, se è uno scherzo smettila immediatamente. Ragazzi, Albert, non so, sembra che stia tentando di fare a botte con il vuoto. Oddio ragazzi, questa storia mi sta inquietando sempre di più. Oddio, 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 che spavento. Cristo santo, Cristo santo. Siamo entrati, guardate, dentro casa di Franklin. Oddio, ma che schifo, ma che è successo? Oddio ragazzi, che schifo. Cioè sembra che qualcuno sia stato... Oddio, cos'è quella cosa sotto al letto? Oddio, ma che... Ma che... Che cazzo? Oddio, è sparita. Cos'era, una testa? Allora, non so cosa stia succedendo. Albert è impazzito, ragazzi. Sta tentando di fare a botte con il vuoto. Con il vuoto. Dentro casa di Frank ci sono resti di persone. Ragazzi, sembra che Albert si sia calmato. Non so cos'era quella testa là sotto, ragazzi. Ma qui qualcuno è stato squartato. Questi non sono i resti di Franklin. Non so cosa stia succedendo. Ok, io mi sto veramente cagando addosso, non so cosa stia succedendo. Che cos'era quella testa bianca sotto al letto? Oddio, oddio, Ronaldo Junior, che ti prende? Perché stai scappando? Ragazzi, allora, non so cosa stia succedendo, è uscito questa persona qui all'improvviso. Albert, non è che è il coco, è lui! Ronaldo Junior, attento all'acqua! Cosa? 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 Perché sto camminando sull'acqua? Oddio! No ragazzi, è un incubo. Cosa? Oh mio Dio ragazzi, non ci credo, sto camminando nell'acqua. Gesù, proprio levati. Albert, scappa, scappa, scappa. Chi è questo? Ok ragazzi, forse potrebbe essere l'assassino che ha ucciso Franklin. Corri, corri. Oddio, 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 corri, corri Albert, corri, corri. È sparito sotto i nostri occhi di nuovo, l'avete visto? Ci stava ricorrendo, bam, boom, è sparito. Albert, oddio, eccolo di nuovo, è sparito di nuovo. Ma che... Oh raga, forse so che non ci vedo bene. What the fuck? Albert, perché sei lì impalato? Dobbiamo andarcene di qui. Ragazzi, finora nella vita reale non abbiamo mai visto niente di questo. Albert, come sei arrivato là sopra? Albert, se è uno scherzo scendi immediatamente. Oddio, Ronaldo Junior, girati. Madonna mia ragazzi, sono cagato addosso. Peggio, non lo so. Albert, ok ragazzi, sembra impossessato. Guardatelo, perché sta così? Farlo scendere, Albert, scendi. Ok ragazzi, sono riuscito a far uscire Albert, dobbiamo scappare. Questo ci uccide. Oddio, è sparito. What the fuck, what the fuck, è sparito. Bile del soprannaturale, già che stavo camminando sull'acqua. Albert, dobbiamo andarcene. Albert, corre, dobbiamo andarcene. Capisco perché quando c'è da scappare se la prende comoda. Ma com'è, perché così sto ragazzo? Via, via, oh mio Dio ragazzi, via. Nessuna, un mostro, non lo so, aveva la bocca di sangue, la testa bianca, grigia, le teste che si muovevano sotto al letto, camminavamo sull'acqua. What the fuck, cos'è successo? Siamo praticamente sgommati a casa alla velocità della luce. Ronaldo Junior, fai chiudere il cancello, ancora ci segue il coco. Ok ragazzi, in realtà c'è poco da dire, non abbiamo capito niente. Non stiamo capendo niente. E quindi non so perché Franklin sia morto. Ci abbiamo provato ragazzi, ma va oltre le nostre possibilità. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, un bel pollicione a bomba, perché sono il primo di una lunga serie di misteri, segreti, miti e leggende che ci saranno a Los Santos. Iscrivetevi al canale, cosa importantissima, in cui vi ringrazio già adesso, e commentate e condividete il video con i vostri amici, e ditemi anche nei commenti se vi è piaciuto il video e che cosa vorreste vedere. Quindi ragazzi, direi che... Oddio, Albert di nuovo. Oddio, perché? Guardate, non si chiudono gli occhi, non accenno di niente, sembra una statua. Vi ricordo, in descrizione ragazzi trovate le maglie ufficiali di Ronaldo e Ronaldo Junior in super edizione limitata, quindi mi raccomando andateli a comprare. E se volete essere salutati da sottoscritto su Instagram, mi raccomando,
venitemi a seguire che lo trovate qui in descrizione. Passateci 5 minuti ragazzi per essere salutati in tutti i prossimi video. Sapete che ci conto, quindi passateci. E ragazzi, qui è Ronaldo Junior per questo primo video di GTA 5 Misteri, Leggende, Miti e tutto. Come Gozzo ragazzi, e attenti al coco. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!